Bene, buongiorno a tutti, diamo il benvenuto ai nati nel 2005 che quest'anno sono diventati maggiorenni e lo diamo dalla sala consigliare, che è la sala di Rosolengo in cui si esercita la più alta forma di democrazia, dove tra i banchi della maggioranza e dell'opposizione nascono confronti, nascono idee e dove si prendono le decisioni più importanti per Rosolengo. Detto questo, vi spiego velocemente come funzionerà stamattina. Assisterete al Consiglio Comunale, dopodiché il consigliere Sigrid Lofrid, che ha delega alla cultura e alle politiche giovanili, farà un pensiero, una riflessione, dopodiché passeremo alla consegna delle costituzioni e quindi dalla bandiera dell'Italia. Lascio la parola adesso al segretario comunale, cioè il dottor Diapicca, segretario comunale che ha un ruolo molto importante nel comune perché ha una funzione di supporto amministrativo e giuridico per l'amministrazione comunale, per il Consiglio Comunale e appunto di riferimento per gli uffici, giusto? Quindi, dottore, prego, le lascio la parola per l'appello. D'Angelo. Presente. Massa. Presente. Simo. Presente. Fleretti. Presente. Saldini. Presente. Ghirelli. Presente. Vietti. Presente. Tira. Assente giustificato. Sormani. Presente. Tenini. Presente. Bravo. Bene, iniziamo quindi il Consiglio Comunale nella seduta di sabato 30 dicembre 2023 alle ore 11. Punto numero 1, lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente del 27/11/2023. Deliberazioni della numero 30 alla numero 35. La lettura ve la risparmio perché i signori consiglieri hanno già avuto modo di ricevere il materiale, quindi se qualcuno volesse intervenire, altrimenti mettiamo in votazione il punto 1. Mettiamo allora in votazione il punto 1, lettura e approvazione verbale dell'assunto precedente del 27/11/2023, chi vota a favore? All'unanimità. Se entriamo quindi nella sostanza del Consiglio Comunale, che vede di fatto un punto molto importante, che è l'approvazione del bilancio di previsione del 2024, quindi relativo all'esercizio economico finanziario che terminerà il 31/12/2024 e che la normativa ci impone di approvare contestualmente al bilancio altre deliberate che adesso di cui parleremo. Quindi passiamo subito al punto 2, che è l'approvazione del programma triennale dei lavori e dei servizi e forniture per gli anni 2024-2026, delibera di adozione di giunta comunale 167 del 2023. Lascio la parola all'assessore Giacomo Massa, che ha la delega ai lavori pubblici, per la trattazione del punto. Grazie sindaco, ben trovati, mi associo anch'io al benvenuto e ad augurarvi un bellissimo anno, soprattutto in questo contesto dei vostri 18 anni in cui c'è questo battesimo, passatemi il termine, civico. E come dicevamo, approviamo quest'oggi il programma triennale dei lavori, dei servizi e delle forniture. Il titolo è già particolarmente esemplificativo, cioè è un programma di ciò che il comune, l'amministrazione si prefigge di dover attuare nei lavori pubblici, nei servizi e nelle forniture. L'appalto pubblico consta in quattro momenti: la programmazione, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione. Qua siamo quindi nella parte iniziale, embrionale. I due riferimenti normativi, ma ne cito solamente questi due, sono i principali, sono il codice degli appalti, quindi la 39/2023, come capite il 2023 è stata recentemente novellata, e la 267 del 2000, che è il nostro Santa Santorum, cioè è il vademecum degli enti locali, essendo il testo unico degli enti locali, in cui ci dice che il comune, per guardare lontano, per esercitare al meglio la propria funzione, deve programmare. E quindi noi ci impegniamo a programmare anche in penuria di risorse ed individuiamo nel triennale 2024, 2025 e 2026 una serie di iniziative. Questo documento è particolarmente sintetico perché andiamo a registrare i lavori che sono superiori ai 150.000 euro e le forniture sopra i 140.000 euro. Ma ci sono tanti altri servizi, tante altre forniture che non le menzioniamo perché sono di importi inferiori. Altro documento che si abbina a questo è il documento unico di programmazione, chiamato DUP, che dà modo di vedere
quella che è l'orizzonte e la strategia dell'amministrazione. Tanto noi da poco siamo leggermente sotto i 5.000 abitanti, quindi per legge potremmo fare anche a meno di approvare il piano triennale dell'opera pubblica, ma lo facciamo per un esercizio di non solo di trasparenza ma anche di condivisione rispetto a quali sono il condividere appunto le strategie. Indichiamo, e concludo, tre obiettivi. L'uno è lo spendere o spendere bene le risorse che la Regione ha stanziato sull'efficientamento degli edifici, quindi il tema importante, le difficoltà che stiamo vivendo, come tutte le nostre famiglie, sono dettate dall'esplosione dei costi energetici, quindi gran parte delle nostre strategie e risorse le stiamo dirottando per quelle iniziative volte al contenimento della spesa energetica. L'altra opera che troverete inclusa è la ristrutturazione di un edificio pubblico che è la chiesetta di San Giuseppe all'interno del cimitero di Gottolengo di Roma, per la quale il Comune si è candidato presso il Ministero degli Interni per questa iniziativa e è stato individuato tra i beneficiari. Quindi saranno circa 122.000 euro di ristrutturazione che viene inserito. Chi è stato attento di voi mi dovrebbe dire: Giacomo, è detto che qua sopra vanno le opere sopra i 150.000 euro, perché se 122 lo inserite, ci avete pensato tutti, no? No? È perché sono fondi del PNRR, per la quale questi invece c'è la normativa che prevede che tutti i fondi che vengono da matrice europea e in questo caso dalla fonte PNRR vengano inseriti e se ne dia non solo congrua pubblicità ma anche dei resoconti importanti e dettagliati. L'altra voce che inseriamo qui è un bando per la quale ci siamo candidati per ricevere soldi per la progettazione, con circa 130.000 euro, per la quale li inseriamo. Nonostante il comune in questa fase ha capacità anche di indebitamento, non vengono inseriti in questa fase delle iniziative di tutto. Quindi tutto quanto è pianificato e programmato è coperto da spese che sono sovracomunali. Nel dubbio invece è creato il documento, ma non è oggetto di oggi, diamo conto di tutte le altre strategie della quale non vi tedio perché abbiamo già discusso nei consigli precedenti. Quindi oggi col bilancio c'è un allegato che è il piano del programma triennale dell'opera pubblica che noi andiamo ad approvare con questa sessione. Grazie. Grazie Assessore, se qualcuno dei signori consiglieri volesse intervenire. Prego. Sarebbe interessante appunto proprio perché queste opere sono delle opere pubbliche, sono opere anche belle, importanti, che soprattutto il restauro della chiesetta, insomma, è un'opera che è stata richiesta anche negli anni passati. Sarebbe bello vedere proprio il progetto, proprio a favore di telecamera e a favore dei nostri concittadini. E quindi avere qui il tecnico che spiega in modo più semplice possibile quelle che sono le indicazioni del progetto. Io penso che sarebbe molto utile e sì, interessante. Come sapete, da parte degli uffici c'è sempre la massima disponibilità per prendere visione del progetto. Sicuramente nel momento in cui ci accingeremo a realizzare l'intervento sulla chiesa del cimitero, avremo cura ovviamente di comunicarlo anche ai cittadini. Accolgo la vostra richiesta, sarà sicuramente interessante poterlo vedere anche. Io coglierei l'occasione del consiglio comunale per farlo, anche per semplificare insomma il lavoro degli uffici comunali che non possono essere a disposizione di tutti i concittadini. La ringrazio per l'osservazione. Qualcun altro vuole intervenire? Altrimenti metto in votazione il punto 2. Approvazione del programma triennale dei lavori e dei servizi di fornitura per gli anni 2024-2026. Chi vota a favore? Chi si astiene? Per questo vi chiedo l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Chi si astiene? Grazie. Passiamo quindi al punto di distribuzione della percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi domanda individuale per l'anno 2024. Anche questo è un allegato al bilancio. Quali sono i servizi a domanda individuale che ha attivato il Comune di Gottolengo
I servizi di domanda individuale sono il teatro per gli spettacoli, la mensa scolastica, pasti per gli anziani e la presa pubblica. Sono servizi che hanno costi per 185.848 euro e hanno delle entrate per 124.650 euro. Ora, se voi foste in un'azienda e il vostro direttore vi riporta questo, voi potreste dire non stiamo andando bene. Qua siamo nell'amministrazione pubblica, quindi questo dà conto di cosa? Che il comune di Gottolengo sta compartecipando, sta promuovendo delle attività che non sono di fatto remunerative per l'ente. E quindi, per esempio, su alcune attività come la presa pubblica abbiamo delle entrate di 5.000 euro e dei costi di 1.900 euro, quindi in positivo. Su altri servizi come il teatro e gli spettacoli abbiamo delle entrate per 150 euro e delle spese per 47.948 euro. Questo dà conto di come l'amministrazione stia investendo sulla cultura, e questi costi da cosa sono dovuti? Da tutta la programmazione teatrale, il costo delle pulizie, il costo dell'illuminazione, il costo del riscaldamento e quant'altro. Quindi questo per darvi un po' contezza di cosa significa tante volte anche fare amministrazione, avere delle idee e decidere di investire sul territorio. Se qualcuno dei signori consiglieri volesse intervenire su questo punto, altrimenti lo metto in votazione. Quindi metto in votazione il punto 3, definizione della percentuale di copertura dei costi complessivi del servizio domanda individuale dell'anno 2024. Chi vota a favore? Chi si astiene? Per questo vi chiedo l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Chi si astiene? Grazie. Passiamo quindi al punto 4, approvazione aliquote e detrazione IMU per l'anno 2024, legge del 27 dicembre 2019, numero 160. Lascio per la trattazione di questo punto la parola al vice sindaco Federico Ghidelli, che ha anche la delega al bilancio. No, quest'anno troviamo questa delibera in Consiglio Comunale per la prima volta, in quanto a livello di aliquote e quant'altro nulla è cambiato rispetto all'anno scorso, semplicemente con il decreto ministeriale di luglio vi è l'obbligo della pubblicazione della delibera appunto di Consiglio Comunale con la tabella delle aliquote IMU per l'anno. Pertanto solamente la presa d'atto è una delibera di consiglio necessaria per poter tenersi appunto il decreto ministeriale di luglio. Perfetto, grazie. Secondo me non è intervenire. Allora metto in votazione anche il punto 4, approvazione aliquote e detrazione IMU per l'anno 2024. Chi vota a favore? Chi si astiene? Chiedo anche per questa immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Chi si astiene? Modifica il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale, delibera di Consiglio Comunale numero 16 del 20 marzo 2021. Questo è un regolamento che noi andiamo a modificare solo in una parte che riguarda la TOSAP, la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche, ed è un tassello di un tema molto più ampio che stiamo discutendo in amministrazione, che è quello di rilanciare, far rinnovare una delle nostre manifestazioni sul territorio, che è la Sagra del Monte Carmelo, in particolar modo la fiera di Gottolengo, sapete che si svolge sempre in piazza. Per rendere più appetibile il nostro territorio e uniformare il regolamento anche ad altri comuni, la cosa che abbiamo fatto è stata applicare nel regolamento una riduzione della misura del 25% per chi occupa lo spazio della piazza fino a 150 metri, una riduzione della misura del 60% per chi la occupa da 151 metri a 400 metri e la riduzione della misura del 75% per chi la occupa per oltre 400 metri. Così da rendere, come vi dicevo, più appetibile la volontà di esercenti di spettacoli viaggianti di partecipare e di riempire la piazza con le proprie attività, e questo, come vi dicevo, è un tassello di un percorso molto più ampio, una discussione che stiamo facendo molto più ampia. Però per farlo partiamo anche da qua. Se qualcuno dei signori consiglieri volesse intervenire, altrimenti metto in votazione il punto 5, modifica del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale. Chi vota a favore? All'unanimità, grazie. Per questo vi chiedo l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Grazie. Passiamo quindi al punto 6, approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP periodo 2024-2026.
come diceva bene l'assessore Massa prima, il DUP è il documento unico di programmazione, che è uno strumento che si compone di due parti, una sezione strategica che ha un orizzonte temporale pari a quello del mandato dell'amministrazione comunale e una sezione operativa che invece ha un orizzonte temporale più breve, che è quello del bilancio di previsione. Il DUP è già stato trattato in questa sede in altri momenti. Quello che noi andiamo a fare adesso è un aggiornamento, una nota di aggiornamento a questo documento. La nota di aggiornamento cosa riguarda? Riguarda innanzitutto l'inquadramento dal punto di vista economico-finanziario della situazione che stiamo vivendo nel comune di Montelengo, a partire dall'aspetto europeo, nazionale, regionale e quindi comunale. In più abbiamo voluto aggiungere e inserire delle volontà politiche che riguardano alcune necessità che ci siamo accorti ci sono sul territorio. Per esempio stiamo adesso operando con l'ufficio tecnico per la redazione del PEVA, che è il piano di abbattimento delle barriere architettoniche, e contestualmente a questo vorremmo investire determinate risorse che saranno proprie, che saranno da enti sovraterritoriali, dipenderà da quello che succederà, che riusciremo a fare per sistemare le strade, per sistemare quei marciapiedi che in questo momento necessitano proprio di manutenzione. Un'altra cosa importante che abbiamo voluto inserire, proprio come volontà politica, è quella di mettere mano a quello che diceva prima anche l'assessore Massa sull'efficientamento energetico dell'istituto comprensivo di Gottolengo, quindi la scuola di Gottolengo ha necessità di essere efficientata e quindi come volontà politica nella ricerca di risorse, anche e soprattutto a livello sovraterritoriale, come si parla di diversi milioni di euro, abbiamo voluto inserire nel gruppo proprio per renderlo più concreto e comunque scritto. Queste sono le modifiche principali rispetto al gruppo, meglio l'aggiornamento rispetto al gruppo. Se qualcuno vuole intervenire, prego. Unitamente, ma ne abbiamo già trattato, ma solo per favorire un coinvolgimento, una pianificazione, un orizzonte anche dei fabbisogni manutentivi del nostro territorio che abbiamo voluto rafforzare nel DUP. Come dicevo, nel programma triennale si parla solo di importi significativi, quindi di soglie di un certo tipo, quindi diamo conto anche di una serie di attenzioni che viene pianificato concretamente di fabbisogno manutentivo. Tradotto strade, marciapiedi piuttosto che altro, in cui viene dato un mandato anche di una pianificazione, un'organizzazione sotto soglia distribuita e organica. Grazie. Se qualcun altro dei consiglieri volesse intervenire? Posso chiedere un chiarimento? Nelle linee programmatiche di mandato, in ultime tre pagine, nella missione 1 avete indicato che stipulerete una convenzione di collaborazione con ERSA per la tutela del nostro capitale naturale, sì, potenziando la biodiversità e i servizi ecosistemici. Due parole. Sì, allora questo riguarda il DUP di cui abbiamo già trattato, perché non è un aggiornamento, ma è una cosa già consolidata e approvata. È parte del nostro programma elettorale che abbiamo consegnato nelle mani dei cittadini nel momento in cui la nostra lista si è candidata, era uno dei punti importanti e sicuramente daremo seguito a questo nei prossimi mesi. Prego. Diamo anche conto del fatto che la domanda si riferisce alla collaborazione con un ente che è controllato da Regione Lombardia, la cui governance è stata nominata nelle settimane seguenti e successive, e quindi è da poco insediato, e questo nuovo corso di ERSA durerà 5 anni, quindi è funzionale anche. Prego. Un incentivo per l'installazione di impianti fotovoltaici nel cuore di Montelengo, questo riguarda il piano energia. Quindi un incentivo di che tipo? Allora, stiamo discutendo sul nostro programma elettorale che è stato proposto in campagna elettorale, è una nota di aggiornamento al DUP. Quindi trovo un'opportuna domanda. Tuttavia, una delle cose che stiamo cercando di portare avanti e di sostenere dal punto di vista amministrativo è proprio quello di cercare, insieme all'amministrazione e agli uffici, di capire come incentivare tramite il recepimento di normative sovraterritoriali, tramite iniziative proprio del Comune di Gottolengo, l'utilizzo di energie rinnovabili proprio per abbassare il costo dei cittadini. Okay, quindi così come può essere comunque
L'incentivo si rifà a una intuizione lungimirante rispetto a quella che era sul tempo in stato embrionale l'ambito delle comunità energetiche, il cui decreto è stato provvisoriamente, pubblicato in dicembre 2023 e per la quale siamo in attesa di una serie di decreti interpretativi nonché di linee guida da parte dell'autorità riferita all'ambito che è l'ARERA, e quindi si parla di incentivi riferiti al progetto della comunità energetica. Ah, ok, quindi riferito alla comunità energetica. Sì. Perfetto. Qualcun altro vuole intervenire? Dopo il gruppo. Allora metto in votazione punto 6, approvazione della nota di aggiornamento al TUP. Chi vota a favore? Chi si astiene? E anche per questo vi chiedo l'immediata eseguibilità, che vota a favore, chi si astiene. Grazie. Passiamo quindi al punto 7, approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2024-2026. Lascio la parola ancora al vice sindaco per la delega al bilancio, se ne passo il macchinone. Adesso lo leggeremo tutto. Bilancio di previsione dopo l'interruzione. Come dice proprio il nome, andiamo a fare praticamente quella che è una previsione del triennio 2024-2025-2026 di quelle che dovrebbero essere le entrate del comune e di quelle che dovrebbero essere pertanto le relative uscite. Con il decreto ministeriale sempre di luglio hanno anticipato l'obbligo di deposito del bilancio di previsione al 31-12 dell'anno in corso, gli altri anni slittava tutto invece all'anno successivo. Questo cosa consiste? Consiste nel fatto che abbiamo dovuto accelerare i tempi, grazie all'ufficio ragioneria che è stato molto veloce, siamo riusciti a rispettare i tempi, non andiamo pertanto in deroga, visto che è uscito da pochi giorni la deroga 15 di marzo. Con il bilancio di previsione 2024-2025-2026 vado un attimo a riepilogare quelle che sono le entrate principali, andremo poi anche a riepilogare le cose più significative. Le entrate principali sono appunto l'IMU per il nostro comune per circa 1.070.000 euro, con gli accertamenti circa 200.000 euro, la TARI per circa 580.000 euro, e le voci invece di spesa più significative abbiamo inserito 35.000 euro che sono stati messi nel capitolo della spesa della manutenzione del verde come un appalto esterno, semplicemente per il fatto che se un domani dovessimo trovare una persona esterna valida possiamo fare un passaggio e spostare tutto sul personale, mentre se avessimo fatto il passaggio inverso, se avessimo messo la spesa sul personale non potevamo eventualmente spostarla su un eventuale appalto esterno. Abbiamo inserito nelle voci di spesa appunto il contratto dello smaltimento dei rifiuti, cioè il porta a porta con la ditta. Abbiamo confermato una parte di 25.000 euro per la gestione del cimitero con la ditta che tuttora in gestione l'appalto. All'interno di questo appalto abbiamo inoltre inserito la sezione della dispersione ceneri, che era un luogo già destinato dal PGP all'interno del cimitero, verrà appunto realizzata questa struttura che praticamente diventerà obbligatoria nei prossimi anni per la dispersione delle ceneri. Abbiamo poi inserito fino al giugno il trasporto scolastico e la spesa che la fa un po' da padrone in questo bilancio di previsione, per tutti gli aumenti maggiori, e la parte della visibilità, la parte dell'assistenza a persona, che abbiamo visto infatti un incremento dal 2021 di circa 150.000 euro per l'anno di bilancio 2021 ad una previsione sul 2022 di circa 171, scusate, sul 2022 circa 171, 2023 abbiamo chiuso circa con 195.000, sul 2024 prevediamo circa 215.000 euro. Pertanto nel 2021 abbiamo avuto un aumento non indifferente che appunto per le casse del nostro comune inciderei non poco. Queste sono le voci principali, fatto un po' un riepilogo di quello che sarà un po' il bilancio di previsione, andando appunto ad approvarlo in tempi così stretti sarà molto presumibilmente nel 2024, ci saranno parecchie variazioni di bilancio che andremo poi a sistemare in corso d'opera quello che sono appunto le necessità.
se avete delle domande in merito. Ma... grazie per l'assessore e vice sindaco per il lavoro che ha fatto anche con l'ufficio della Tonneria per riuscire a presentare il bilancio previsionale in tempo, indipendentemente dalla deroga, questo ci dà la possibilità di iniziare l'anno nuovo con un bilancio già approvato, quindi grazie. Se qualcuno volesse intervenire, altrimenti metto in votazione il punto 7, approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2024-2027. Voto a favore? Chi si astiene? Anche per questo mi chiedo l'immediata eseguibilità. Voto a favore? Chi si astiene? Grazie. Arriviamo quindi all'ultimo punto, ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche. Anche per questo punto lascio la parola al vice sindaco Ghideri per la trattazione, mi serve. Dobbiamo fare una delibera obbligatoria, dobbiamo fare appunto una ricognizione delle partecipate alla ricognizione delle partecipate del 2012-2021. Come ben sapete, i bilanci delle società vengono consegnati, vengono depositati nell'anno successivo, pertanto noi dobbiamo fare una ricognizione del 31-12-2022. Noi ad oggi la ricognizione l'abbiamo fatta nell'ambito 9, di cui teniamo 4,57% delle quote, di Garda 1, di cui deteniamo lo 0,10%, e della Poggio S.S.P.A., di cui deteniamo lo 0,33%. Vi sono poi delle sottopartecipate, che sono appunto delle partecipate a sua volta di Garda 1, che sono Acqua Bresciane, Biociclo, la Castella, AGS e un servizio. Andiamo a fare un piccolo ragionamento sulla COGES, nel senso, come ben sapete, stiamo cercando di cedere appunto le quote di COGES. Dovremmo essere arrivati al dunque, nel senso che siamo riusciti a chiudere l'iter circa un mese e mezzo fa, secondo il tutto con il notaio, che è fratello di Giacomo, che ci ha dato una grossa mano al riguardo. Abbiamo seguito tutto l'iter, abbiamo mandato le raccomandate appunto di disdetta, perché è stata fatta questa operazione di fusione con un'altra società, che è la CBDS, e pertanto, essendoci questa operazione di fusione, c'erano le prerogative per far sì che non potessimo appunto cedere e uscire dalla COGES. Siamo in attesa dell'ufficialità, però ecco, dovrebbe essere cosa. Grazie. Se avete domande riguardo. Allora metto in votazione l'ultimo punto, il punto 8, ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche. Chi vota a favore? Per questo vi chiedo l'immediata eseguibilità come per le altre. Chi vota a favore? Grazie. Il Consiglio Comunale si chiude e quindi lascerei la parola al nostro consigliere con la delega, come vi dicevo prima, alla cultura e alle politiche giovanili, per il pensiero, dopodiché passeremo alla consegna delle costituzioni. Buongiorno a tutti e benvenuti nella nostra alla consigliera del Comune di Goltolengo, in cui avete visto si esercita la principale funzione democratica del nostro paese, cioè il Consiglio è come se fosse un piccolo Parlamento del nostro paese, dove diciamo, vengono prese le decisioni più importanti, di cui ovviamente fanno parte tutti i consiglieri, il sindaco, la giunta e diciamo, il governo sostanzialmente del paese. Oggi siamo qua per la consegna della Carta Costituzionale, che è una carta molto importante, è la carta più fondamentale del nostro Paese, in cui tutti i cittadini devono ritrovarsi e devono fare riferimento. È la nostra bussola, che è stata approvata 76 anni fa, il 27 dicembre del 1947, è entrata in vigore il 1 gennaio del 48. È molto importante perché è nata proprio tra le braccia dei giovani come noi, 18 anni, che in quegli anni hanno combattuto per questa carta, in cui si riusciva da un periodo molto buio di intenti fascista. È una carta che fa parte anche di una parte della resistenza, incarna molti valori della resistenza, perché è nata tra le braccia di ragazzi che in quegli anni hanno voluto portare avanti i valori. Valori come la nostra Carta Costituzionale sono valori liberali, in cui si prevedono in molti articoli della nostra Costituzione la libertà personale, la libertà di movimento, la libertà di pensiero, i valori di tipo cattolico sociale, quindi mi riferisco alla dottrina sociale della Chiesa, parliamo dell'uso della proprietà privata ai fini sociali o comunque altri,
altri valori che troviamo nella nostra Costituzione, che erano presentati dall'allora Democrazia Cristiana, e poi valori di tipo sociale, in cui ritroviamo per esempio la sanità, piuttosto libero accesso a tutti i cittadini della nostra sanità, l'istruzione gratuita, e molti altri valori, per esempio anche avere una retribuzione dignitosa alla qualità e alla quantità del lavoro svolto. Molti di voi, diciottenni, tra poco chi andrà verso gli studi universitari, ma poi a breve intraprenderà un percorso anche lavorativo, e sappia bene che avere anche un salario sostanzialmente dignitoso è un diritto costituzionale. Questi diritti costituzionali sono molto importanti, perché sono i diritti che dobbiamo farceli rispettare in qualunque momento. Diritti che non possono essere lesi da nessuna autorità, da nessun, per quanto riguarda potere statale. La Costituzione quindi è la carta a cui dobbiamo riferirci, che comunque dobbiamo conoscere principalmente, non dico tutti gli articoli filo per dettaglio, quelli tecnici, la formazione eccetera, diciamo la Corte Costituzionale, nessuno, però i diritti fondamentali sono molto importanti, per questo che oggi consegniamo la Carta Costituzionale, che vi consiglio comunque di prendere visione, di leggerla, e questo è molto importante per voi, che diventerete anche da oggi anche cittadini, e leggerete i vostri rappresentanti, e quindi deciderete per le sorti anche della nazione. Grazie. Dai, vicino, mi fate... Poi alla fine fermatevi tutti che facciamo la foto, e mi hanno detto dall'ufficio anagrafe poi che vi aspettano per la consegna della... Allora sono Federico. Luigi Tommaso, Barzano Sofia, Bentoni Michela, Vignetti Sofia. Vignetti, venga con me. Bucaccio, Pierlisa, Capelloni, Benedetta, Capucci, Luca, Cerutti, Andrea, De Masi, Francesca, Ela, Rasi, Sabrina, Ed, Giuliani, Giulia, Gabriella, Spagna, Samuele, Palampi, Diego, Gargioni, Federico, Federica. Ghidelli, Ludovico. Bravo. È arrivata la lettera. Sì. Il mio vice sindaco ha fatto... Godizzi, Giampaolo. Juan, Caur, Jasprin, Caur, Mantri, Caur, Nammi, Caur, Sokmi, Krasniki, Elda, Loda, Eva, Lose, Nicola, Maglia, Aurora, Mizzani, Martino, Musietro, Aurora, Olivetti, Nicola, Piccinelli, Andrea, Pontoglio, Matteo, Ronchi, Agostino, Cin Giaffiso, Cin Principal, Cin Granatri, Cin Simangi, Somma Allegra, Tedeschi Paolo, Sezione Cultico.
Tommaso Diego. Zanasi Zaccaria. Zanini Luca. E Zoppini Alessandro. Avete tutte... Adesso tutti qua, guarda la foto. Un papà che fa la foto. Ma Grazie. No, fermi.